Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Questa settimana doppio video, ieri il video di lancio del mio nuovo corso Chitarra Rock 2, lo trovate linkato in descrizione perché appunto è in offerta lancio. Oggi Archer Select, esce il nuovo pedale DJ Rocket che ringrazio tantissimo per avermelo mandato perché è un pedale veramente figo, mi piaceva già molto l'Archer normale che resta disponibile. Questo è un Archer 2.0. Cos'è l'Archer? Partiamo da qua. È sostanzialmente un pedale che parte dall'idea del clone. Che cos'è il clone? È un pedale tra i più... quelli attorno al quale si è venuto a creare veramente più hype, più quasi culto, se posso dire. E io l'ho avuto, tra l'altro, un pedale che al momento attuale costa sui 3.000 euro, una cosa di questo tipo, sì, un pedale. Io l'ho avuto quando costava circa 300, che mi sembrava già una cifra folle, e purtroppo l'ho venduto facendoci 50 euro sopra. L'avevo comprato a metà con un mio amico, e me la ricordo questa cosa, ciao Dani, e ci sembrava anche di aver detto, vabbè, abbiamo guadagnato 50, forse 450 euro a testa avevamo guadagnato, comunque ci sembrava una bella cifra, e invece in realtà, se al posto di venderlo dopo 2 mesi l'avessimo tenuto, vabbè, insomma, se penso a tutte le cose che ho dato via nella mia vita e che avrei dovuto tenere, ce n'è una lista infinita, tra le altre il clone. Però viene in nostro soccorso appunto l'Archer, che potete vedere qua, e che vi faccio già notare questo potenziometro, vedete che gira a 6 posizioni diverse, beh, è quello che ci dà differenti sonorità oltre quella base, in totale sono 7. Ve le spiego con calma perché ci sono tante cose da dire. Prima di tutto, come sempre, sigla. Per sostenere questa tipologia di video potete mettere mi piace e anche iscrivervi al canale con la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Ho fatto diversi sample suonati, ve li faccio sentire mano a mano, in particolare su due ho lavorato un pochino di più, c'è proprio un mini brano e un brano blues. Per farvi capire, i due estremi, mini brano sarà un pochino più alternative, quasi stoner, mentre il brano blues appunto è, indovinate un po', un branettino blues. Ve la farò sentire con diverse chitarre, bla bla bla, ok, ma da dove partiamo? Partiamo dal clean o giù di lì del Surbadger che torna in pista. Ve lo faccio ascoltare appunto con il pedale spento e con il pedale acceso, così capite cosa cambia quando metto il gain a 0. Ho dato immediatamente, insomma, qual è l'idea del massimo, del minimo del massimo gain che può tirar fuori questo pedale. Avete sentito che ce n'è tanto ed è un suono molto particolare. Si rifà qualche ampli in particolare preciso? No, molto spesso i pedali si rifanno a un Marshall, un Fender, un Vox. Non è il caso dell'Archer, perché appunto deriva dall'idea del clone. È un suono tutto suo, molto bello, a cui bisogna abituarsi. Rende tantissimo, secondo me, a basso gain, dove appunto ci permette di fare, insomma, un po' questo tipo di sonorità. Ve ne faccio sentire 3.
Qui avevo il gain a 0, come potete vedere, vedete, gain proprio al minimo in assoluto. E questo tipo di sonorità è bellissima per le ritmiche, perché avete una dinamica pazzesca. In realtà c'è sempre una dinamica pazzesca su sto pedale, però è proprio figo perché vi permette di avere una... cioè, c'è proprio... vi arriva su ogni attacco un suono proprio bam, dritto in faccia, che è secondo me il bello di questo pedale e in generale della sonorità che chiamerei appunto tipo clone. C'è la sonorità tipo Marshall, come vi dicevo, tipo Fender, tipo Vox, e questo è tipo clone. Occhio ai cloni del clone, scusate il gioco di parole, perché 8 su 10 di quelli che ho provato non suonano come dovrebbero. Gli Archer in generale sì. Questo in più, come vi dicevo, ha l'opportunità di avere una serie di DOD di clipping differenti, il che permette di avere differenti sonorità, ma ci arriviamo tra un attimo. Vi faccio sentire sempre a basso gain, questa volta però con la Silver Sky, una sonorità appunto di stampo un po' più blues, ve lo dicevo prima. Il settaggio che avevo utilizzato era questo qua, quindi gain all'incirca a metà, i treble un pochino chiusi e i clipping in questo momento è spento perché il pedalino che ne attiva l'utilizzo appunto è spento. Ve lo faccio ascoltare e se vi va mettetemi poi nei commenti un commento appunto rispetto a questo branettino blues. Avete sentito la particolarità più grande? Le particolarità più grandi sono due, secondo me. La prima è sull'attacco delle note. Ha sempre un filino di compressione ed è questo il motivo per cui, tra l'altro, non l'ho provato sul Siriaton, perché anche lui ha quel tipo di sonorità, avrebbe falsato. Il Vox, che ha un tipo di sonorità completamente diversa, invece comunque resta molto influenzato dal suono dell'Archer, perché ne prende proprio le caratteristiche, dicevo, sia dal punto di vista dell'attacco che dal punto di vista del sustain delle note, che avete visto che anche con poco gain durano un sacco ed è proprio godurioso suonarci sopra. Venendo alle differenze che si possono avere girando questo Pumelin, vi devo dire che innanzitutto bisogna andare ad attivarlo. Scusate, vado con la mano sopra la camera, cioè sopra il pedale, quindi non si vede più. Comunque l'ho attivato e da questo momento lui inizia a funzionare. Nel manuale stesso c'è scritto che le differenze sono sottili e infatti si percepiscono maggiormente ad alto gain. Qua vi riporto quello che sta scritto nel manuale, proprio perché il diodo inizia a lavorare quando c'è tanta distorsione. Vi faccio sentire però la differenza tra pedale con la sua distorsione normale e quella invece con il diodo acceso appunto in questa posizione. Lo spengo. Sentito quanto diventi più aggressivo il pedale nel momento in cui vado ad utilizzare la prima posizione del diodo aggiuntivo. Ve lo faccio quindi sentire con questo, esattamente questo settaggio qua, con però il appunto diodo 1 utilizzato, con i treble, se ricordo bene, di qua per la chitarra che sentirete a destra, mentre da questo lato, quindi quasi chiusi, per la chitarra che sentirete a sinistra o viceversa. Comunque in generale ce n'è una con il suono un pochino più aperto e l'altra un pochino più chiuso. Questo vi dà un sacco di stereofonie, vabbè, insomma, ascoltate e poi mi fate sapere magari nei commenti se vi piace. We'll be right back.
Ecco, avete sentito questo senso stereo, tra l'altro ha messo il brano, gasava un sacco. Dicevo, questo senso, se vi gasava il brano, fate, mettete, commentate con questa emoji qua. Dicevo, questo tipo di sonorità è grossa così, senza aver bisogno di tanta distorsione. A me ricorda dei suoni di Jack White, dove se vi ascoltate Lazaretto, che è un disco bellissimo, ci sono un sacco di sonorità vintage morbide come sono queste, perché in realtà non è un suono molto aggressivo, ma nell'insieme è veramente tanto aggressivo, perché il suono è proprio grosso, ha le medie frequenze abbastanza a fuoco, le alte un pochino ammorbidite, però riesci comunque a tirar fuori una sonorità che è completamente diversa, ripeto, da quella che ti aspetti accendendo un Marshall, dove hai le alte super precise, belle, che tagliano, le medie un po' nasali. Qua sono un'altra forma di suono, che però per questo tipo di sonorità è fighissimo. Vi faccio ascoltare la stessa parte di prima, senza la base, solo le chitarre. Cioè, capito quello che intendevo? È proprio grosso come suono, è proprio grosso così, e senza aver bisogno di troppa distorsione. Questa, secondo me, è la particolarità di questo tipo di sonorità, e l'Archer la prende in pieno. In particolare, come detto, con la prima posizione dei diodi, che appunto è quella che io ho preferito tra tutte. Diciamo che dovessi farvi sentire tutte le posizioni, il video durerebbe 60 ore, le altre ve le faccio sentire ancora due al volo delle mie preferite, sentirete quanto cambia, ma anche che non è una differenza così grande, come appunto dice anche il manuale stesso. Ognuna di queste sonorità ha la sua particolarità, come avete potuto sentire, proprio a livello di equalizzazione e di risposta sotto le dita, che questo non riesco più di tanto a farvi capire, nel senso che ti viene da suonarle in modo diverso. Sono effettivamente però sonorità diverse, in particolare l'ultima, che nel momento in cui avete il gain, come in questo momento, almeno a metà, diventa molto più aggressiva, in particolare sulle acute. A mio parere è utile averla, sì, dall'altra va un po' a snaturare quello che è il suono che mi aspetto da questo pedale, perché lui nasce con un'idea più morbidina. Se voglio quel tipo di sonorità ne posso usare anche altri, la sua sonorità secondo me è nelle altre posizioni. In particolare, per quanto mi riguarda, la mia, quella che più mi è piaciuta è assolutamente la prima, con appunto il diodo attivo, con i diodi in più attivi, sicuramente quella è quella che ho preferito. Insomma, che vi posso dire? È un pedale veramente figo, con un sacco di sonorità all'interno, nonostante tutte ovviamente si rifacciano a quel tipo di sonorità, però la possibilità di muovere tra i vari diodi, quindi tra le varie distorsioni, regala delle belle possibilità, e soprattutto la cosa più bella di tutte è che tutte queste sonorità rispondono benissimo alla chitarra che usate, pick up che ha, alla mano, al volume. Cioè, le sfumature che potete tirar fuori sono veramente tante. Secondo me uno dei pedali, ve lo dico già, sicuramente nella top 5 dei pedali più belli che escono nel 2023, ma non c'è dubbio, e non mi sbilancio oltre perché forse è presto, perché siamo a marzo, però è veramente veramente un pedale incredibile, che aggiunge qualcosa al vostro playing, nell'ottica di avere un tipo di sonorità unica
che non si può tirare fuori da un ampli, perché poi il punto è sempre quello: tutti i pedali di solito si rifanno a un amplificatore, qua si rifà sì a un pedale, però con tutta una rosa di possibilità, come detto, che sono uniche. E, bel coltellino svizzero per questo tipo di sonorità qua e per avere appunto dei suoni nuovi in pedaliera. Dateci un'occhiata, vi lascio in descrizione un pochino di informazioni per approfondire. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, grazie a G-Rocket che mi manda tante cose belle da provare. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, in descrizione trovate anche Chitarra Rock 2 ancora in offerta lancio per pochi giorni visto che è appena uscito. Ciao, a presto!